non credo che si debba aggiungere altro rispetto a quello che voi già avete scritto, letto, guardato, osservato. Con la coscienza siamo, perché uso il plurale status, molto a posto, perché sotto ogni punto di vista avevamo, secondo me anche con chiarezza, ma con dovuto stile, evidenziato una serie di problematiche che stavano chiarissimamente emergendo. Quando dico siamo, è perché le giunte precedenti, quella di Roma e quella di Firenze, abbiamo raccontato bene l'evolversi o involversi delle situazioni che vi erano all'interno del mondo del calcio. C'è stata una call sabato alle ore 15:30 con i tre candidati, con testimone insieme a me il segretario generale Alberto Fabricini, per cercare quantomeno di spostare la data dell'assemblea in considerazione dell'eventuale rischio del perdurare della proroga delle problematiche all'interno della Lega di A con tutte le conseguenze. Ho personalmente riprovato su questa pista l'intera giornata di domenica di cercare di trovare questa soluzione estremamente, consentite, di elegante. Purtroppo non ci sono riuscito, a dimostrazione che non c'era una volontà, salvo le leggi che lo dovevano riconoscere. Questo dovevano passare sulla vicenda che ben conoscete di statuto e governance della Lega di A. Oggi noi siamo, diciamo, nel diritto, dovere, nell'obbligatorietà di procedere al commissariamento. Ho molto ragionato, anche se sono 72 ore fa che è successo lunedì allo Sheraton di Fiumicino l'assemblea che non ha espresso il presidente. Inutile che vi racconto tutte le considerazioni che ho fatto, ma sicuramente sono stati tre i motivi che maggiormente hanno inciso su quello che sono delle mie convinzioni, delle mie opinioni che poi ho esternato alla Giunta. Il primo motivo è dovuto al fatto che ritengo un grandissimo errore, ritengo sbagliato, e purtroppo anche questo in tutti i modi Fulvio sei buon testimone, perché più di una volta te l'avevo accennato salendo le scale la mattina, che secondo me è un errore, anche se può sembrare scontato, essere contemporaneamente commissario della Federazione della Gioco Calcio e commissario della Lega di A, in considerazione di quello che è, consentito di dire, la particolarità della situazione della Lega di A, sia sotto il profilo dell'impegno, sia sotto il profilo anche dell'esposizione. Il secondo motivo è perché anche nel leggere tutti i pezzi che voi avete scritto, e a fatica ho provato a farlo in questi giorni, nel ricordare che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha il triste record di essere la più commissariata della storia del CONI e di gran lunga la più commissariata negli ultimi 30 anni, pur non essendo mai accaduto un fatto così clamoroso che non si è eletto un presidente malgrado tre candidati e con un numero approssimativo del 60% di schede bianche in quarta convocazione di assemblea, credo che sia forse un record del mondo, penso, andrebbe visto anche questo. C'è una cosa che, a prescindere dalla motivazione di partenza, differisce questa situazione rispetto a tutte quelle precedenti. E che qui non si tratta di trovare appunto un commissario, ma bisogna trovarne due. Prima dovevi farlo solo con un commissario. Per non appunto commettere quell'errore, è perché io ho un dovere morale, sportivo, etico, ma soprattutto anche in rappresentanza di questo marchio che ho alle spalle meraviglioso, di questo fantastico scudetto con la scritta Italia, col tricolore, ma soprattutto, scusate se lo dico, con i 5 cerchi olimpici
Io sono 4 anni che lavoro insieme a tutta la struttura del CONI, al presidente Flavio Roda, presidente della Federazione degli Sport Invernali, al presidente Andrea Giosso di Sport nel Ghiaccio, per vivere il momento delle Olimpiadi. Noi siamo il Comitato Olimpico Italiano. E io non solo voglio, ma io devo partire dopo domani. E adesso è previsto che io debba stare 23 giorni in Corea. Perché questo è il programma. Ogni giorno c'è un impegno. Con chi? Con tutti. Con le atlete, con gli atleti che mi hanno scritto, mi hanno mandato messaggini, mi hanno scritto in WhatsApp. Presidente, ma non è che sul più bello ci lasci? Ma non è che non vedi la mia gara? Ma non è che vieni e ritorni? Ho degli impegni con i nostri sponsor. In questi giorni ho sentito tutti. Guardate quell'angolo, non è messo apposta. Guardate le aziende. Ognuno di quei signori viene in Corea, ci sono gli amministratori legati, ci sono i direttori generali. Dopo le Olimpiadi vedrete altri due marchi che... Pronto? 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 Andato. Ci sono altri due marchi che si aggiungeranno a quel backdrop molto importanti. Signori, c'è l'assessore del CIO. Io non sono membro del CIO, ma sono coinvolto, sono invitato, perché abbiamo una sessione a Milano. La sessione a Milano può essere propedeutica a tante cose belle e importanti per il nostro mondo. Abbiate pazienza. Non sarebbe serio, con tutto il rispetto che posso avere per il mondo del calcio, che onestamente io debba cambiare questo programma e non rispettare questi impegni per quello che è onestamente le giuste e sacrosante istanze del mondo del calcio. Quindi queste sono le 3 considerazioni che ho fatto, ho raccontato e quindi ho proposto che l'attuale segretario generale del CONI, Roberto Fabricini, diventi il commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio, integrando questa proposta con 2 nominativi quali subcommissari, con evidenti competenze nei rispettivi settori e campi. Uno, il professor Angelo Clarizia, che è qui alla mia destra, il cui curriculum penso che sia quasi banale raccontarlo, un ordinario di diritto privato, di diritto amministrativo all'Università della Sapienza di Roma, persona stimata sotto ogni punto di vista, e Alessandro, in arte B di Costa Curta, che anche forse per lui ancora di più, Angelo, consentimi, il curriculum parla da solo, a prescindere da quello che sono, mi sembra, i 7 campionati vinti e soprattutto le 5 coppe dei campioni. Loro saranno i 2 subcommissari. Si avvarranno, ed è stato messo in delibera, del supporto di 2 persone, anche qui con competenze estremamente specifiche. Uno, il professor Massimo Proto, di diritto privato, che è membro dell'attuale commissione, anche se in realtà la parola commissione non mi piace, gruppo di lavoro che sta studiando tutto il tema statuti e regolamenti, che come voi ben sapete è oggetto di priorità assoluta e più che mai, visto, consentitemi di dire, la peculiarità dello statuto della Federcalcio, è indispensabile che lavori a stretto contatto con il professor Clarizia e col commissario straordinario per evitare che quando si concluda questo commissariamento si possa rischiare di far ritrovare la Federazione Italiana Gioco Calcio in situazioni analoghe a quelle che stiamo vivendo. La seconda persona è il dottor Alberto De Nigro, che è il presidente del collegio sindacale del Comitato Olimpico, a dimostrazione proprio della forza, della faccia anche, che il CONI mette in questo commissariamento, in virtù proprio che sia l'organo del segretario generale sia l'organo del collegio sindacale con il suo presidente entreranno a dare una mano per, diciamo, risolvere il problema della Federazione del Gioco Calcio. Il commissariamento sarà di 6 mesi, quindi sino al 30 di luglio. Onestamente, lo dico con molta franchezza, nessuno è in grado di dire se i 6 mesi sono sufficienti o addirittura sono troppi, come potrebbero essere pochi, e in qual caso la Giunta ovviamente prorogherà
il commissariamento fino a quello che servirà. Al momento io non ho altro da aggiungere, sono felice che qui sul tavolo ci sono due vicepresidenti, Franco Chilenchi in qualità di vicepresidente vicario, perché in mia assenza sarà lui che comunque sarà il, diciamo, l'interlocutore del CONI nel palazzo, e la vicepresidente Alessandra Senzini, che onestamente sono felice che è con noi. Un'ultima considerazione: ho ricevuto tanti messaggi, tanti WhatsApp, tanti SMS, ho risposto a tutti, adesso stacco veramente con tutti, tanti suggerimenti, tante indicazioni, tante persone si sono proposte. Ritengo che questa sia la strada migliore, sia la strada giusta, e comunque il criterio penso che a chi è sfuggito è molto chiaro, cioè queste persone sono persone che hanno un connotato, un denominatore comune, cioè nessuno ha avuto precedenti con la Federazione Italiana Gioco Calcio, c'è una forte discontinuità con, diciamo, la governance. E questo è un elemento sul quale onestamente noi ci siamo soffermati, e devo dire l'intera giunta, anche al di là delle mie, consentitemi, anche più ottimistiche previsioni, ha dato un mandato pieno, super condiviso, compatto per questo tipo di scelta e di decisioni. Ovviamente la parola passa a Roberto Fabricini e poi a vostra disposizione per il subcommissario.